announcement, so please have a seat. Since this year, we have, after each special section, the public, we had the chance to win a free subscription to a magazine called Cinematografo. So all you have to do is just to answer a few brief questions and then give your name and contact. Quest'anno c'è la possibilità di vincere, dopo ogni programma speciale, un abbonamento gratuito alla rivista Cinematografo. Per poter partecipare all'estrazione è molto semplice, finito l'evento speciale, basterà che qui all'entrata rispondiate a delle brevissime domande e poi lasciate i vostri dati. So now let's focus on the web series with a special program dedicated to Lobbage, which is a coming appointment made by Andrea Muzzi and Claudio Piccolotto. We will show you Lobbage, then Pupazzo Criminale and Eppure era una gran brava persona. Il programma speciale che stiamo per presentare è dedicato a Lobbage, che è un appuntamento comico con due personaggi appunto che sono qui presenti. Si tratta di Andrea Muzzi e Claudio Piccolotto. Proietteremo inoltre anche due altri loro lavori e dopo potrete anche porre loro delle domande. We will now invite guests on the stage and if you're curious about something you can ask them whatever you want. Salve, buonasera si dice, no? A quest'ora, sì. Buonasera. Buonasera. Allora, io sono Andrea Muzzi, che ho scritto e interpretato Lobbage e lui è il regista Claudio Piccolotto. Ciao a tutti. Ciao a tutti, bene. Vi diciamo brevemente cos'è Lobbage. Mi sono spaventato lì per lì. Praticamente sono delle pillole che a loro modo descrivono l'80% del cinema italiano, quello indipendente, dove non ci sono soldi, te li promettono ma non ti pagano mai, è un cinema fatto di miseria, di fame e soprattutto è fatto da tanti fallimenti. Noi abbiamo voluto così riderci sopra perché ci sembrava di ridere su un mondo che è un po'... va fuori anche da quello del cinema, raccontava anche la vita di tutti i giorni. Sì, presentati così sembravamo un duo comico. Un duo comico? Così. Ma chissà, un futuro. No, è un bel qui parliamo di un prodotto destinato chiaramente alla più povera, cioè non ha niente a che vedere con la settima arte in senso assoluto, perché sono prodotti destinati al web e alla televisione. Comunque la nostra provenienza è di tipo cinematografica, quindi ci siamo divertiti a ripercorrere quello che è un po' uno spaccato di vita vissuta e con cui mi auguro non abbiate a che fare voi, ma chiunque ha a che fare con il cinema prima o poi ci dovrà sbattere la faccia. E questo ci siamo divertiti a prenderci un po' in giro. Noi chiaramente tutta la responsabilità di questo è di un signore che sta lassù, che si nasconde al buio, è colpa sua se noi ora siamo qui, è una minaccia quindi questa. E quindi è una cosa divertente, noi siamo divertiti, però c'è molto di noi e c'è molto del nostro ambiente e quindi spero che la cosa vi faccia sorridere e quant'altro. Stiamo preparando la seconda serie, esatto, e la terza serie. Perché quindi... Lobbage è andato in onda sul canale cinematografico di Mediaset Iris, ha vinto al Roma Web Festival e ora, come diceva Claudio, facciamo la seconda serie. Seconda e terza serie che probabilmente potrebbe addirittura andare anche su più altri canali, ma noi quello che ci interessava era proprio realizzarlo più che poi la destinazione, perché ci siamo divertiti. Lobbage è un inglese italianizzato che mi disse una volta un produttore romano, mi fece: oh, sto film è Lobbage. E io me lo so segnato perché quando una persona è di cultura va sottolineata. Lo è nei contenuti e anche perché praticamente questo personaggio che è interpretato da De Andrea, questo regista chiaramente sui generis, che accetta qualsiasi cosa pur di riuscire a fare questi film, e la genialità secondo me sta nel fatto che riesce a sottrarre tutti quelli che sono i patemi d'animo, tutte quelle che sono le tensioni emotive all'interno di un film per concentrare in 30 secondi tutta la narrazione. Questo è un format particolarissimo, perché è un format che dura 3 minuti, quindi non è facile da collocare televisivamente, non è facile da realizzare perché ha dei tempi
probabilmente se uno si alza in bagno per andare e si è persa la trasmissione, quindi è una cosa pericolosissima, uno deve essere concentratissimo per guardarlo, quindi non vi distraete, perché se vi girate e guardate il telefono vi siete persi la puntata, quindi siate molto concentrati. Allora, io sarei per vedere le tre prime pillole, che sono una Gesù di Nazareth, l'altra è Romeo e Giulietta, quindi insomma giochiamo con dei personaggi familiari, e la terza è un film capolavoro storico del neorealismo, che è Ladri di bicicletta. Ladri di bicicletta. Poi, se avete dopo domande da farci, chiederci curiosità, vi posso anche dire come mi è venuta in mente l'idea di questa cosa, però le parliamo dopo, prima è meglio vedere. Sì, eh? Sì. Ecco, questi erano i primi tre episodi di una serie, abbiamo cercato di spaziare da, appunto, dalla storia d'amore, il neorealismo. Abbiamo disintegrato molti altri film. Molti altri film, e molti le disintegreremo ancora. Non so, se avete domande, curiosità... Bene, così tutti uniti vi voglio. Siamo nello spirito allopaggio. Allora no, vi posso dire che l'idea, che poi ne parlai con Claudio, mi venne perché io avevo un mio film, Basta Poco, che partecipava a questi festival, gli Invisibili, questi titoli festival un po' strani. C'era un regista che fece la proiezione prima di me e c'aveva una scena dove c'era due poliziotti che guardavano un ladro e dicevano «Inseguiamolo, stacco il ladro in galera». E io gli dissi a questo, oh, non c'avevi i soldi per le macchine della polizia? Lui mi fece, ecco, questo è una cosa sciocca, io sono per il cinema del non detto, dei percorsi assenti, e mi iniziò un pippone di un'ora, piuttosto che dirmi che non c'aveva soldi, dimmi che non c'è soldi, ma che ti capisco, che non sono mica Steve Jobs, ti capisco, niente, mi tacco. Da lì, la paranoia di questo tipo mi dette una gioia, e dissi, ma guarda bello, bello, cioè uno fallisce e neanche se ne rende conto. Mi venne l'idea, infatti il personaggio si chiama Corrado Miccali, abbiamo appena modificato il nome, appena non se ne sei accorto. E una cosa di questo tipo di struttura, come avete visto, è molto breve, è quella che abbiamo volutamente inserito queste false telepromozioni finali, che diventano parte integrante della gag del film, per una meschina bisogno di veicolare dei messaggi. Sono veramente marche esistenti, quindi non sono di fantasia, però è talmente surreale quello che succede che sembra che stiamo prendendo per in giro le persone, invece veramente Gerini è un'azienda prosciutti, è stato poi, nel cinema indipendente è così. Io mi ricordo che appunto nel film che ho fatto Basta Poco, il produttore mi disse, oh, bisogna mettere caffè, dissi va bene, si fa una scena sul bar, no, uno che passa col pacchetto in mano così, dissi ma chi è che cammina così col pacchetto in mano di caffè, no ma ci sta, ti devi affidare, ci sta, cui ti fanno fare poi, se non dici no, delle cose assurde. Vittime del product placement, e noi qui prendiamo in giro praticamente anche il product placement, che comunque è vitale per chi fa produzione cinematografica, a volte più o meno mascherato bene, insomma, ecco. Magari ce ne fosse. Esatto. Quindi a questo punto andiamo avanti con Pupazzo Criminale, penso. Vai. Di sì. Vi dico due cose per introdurvi, allora cambiamo completamente genere, questa è una cosa che è una serie che attualmente sta andando sul web, anche se drammaticamente sento parlare l'idea di volerlo trasformare in un lungometraggio, in un film. È nata per scherzo durante un set cinematografico vero, dove Lillo e Greg, che sono due comici, per chi è insomma italiano se li conosce, sono due comici italiani, si annoiavano dietro il set e quindi hanno incominciato a giocare e a costruire dei pupazzi con dei calzini, con delle cose che trovano lì dentro il van mentre aspettavano di girare la scena. E da lì hanno cominciato a fare questa parodia del più famoso romanzo criminale. L'idea divertente è di questa banda di pupazzi, che sono dei pupazzi da bambini costruiti con calzini, presine per le pentole e oggetti di uso comune, zainetti, e trasformarli in una feroce banda assassina che si dedica allo spaccio, alla prostituzione e a tutte le nefandezze, però lo fanno con un tale livello di imbranataggine che li rende simpatici e surreali. Questa cosa è nata per scherzo, tant'è vero che le prime episodi sono stati girati addirittura col telefonino, piano piano la cosa è cresciuta sia di ascolti che di idea, ci siamo divertiti a svilupparla e a strutturarla in maniera in vari episodi con vari personaggi. Questo è un po' questo episodio qui è un episodio che racconta
un po' la genesi di tutto, quindi c'è contenuto un po' in tutti i personaggi. Tra le altre cose ci sono due guest star che sono Francesco Montanari, il famoso insomma della serie Romanzo Criminale originale, e l'altro che è Scrocchia Zeppe, che si sono prestati, come spesso fanno molti amici attori, a partecipare a queste cose infami che noi facciamo, e partecipano. Quindi abbiamo avuto ospiti Battista, Virginia Fele, insomma tanti altri, insomma, che vengono a fare delle comparsate, dei camei. È un episodio che dura 5-7 minuti, sempre una cosa divertente, in romanesco, quindi diciamo abbastanza come era il linguaggio della malavita, della banda della Magliana. A seguire, ecco, ci sarà un'altra web serie che si chiama Eppure era una gran brava persona, ed è una web serie ispirata diciamo alla rovescia del quelli che sono diciamo i difetti italiani, qua diventano dei pregi. E qui appunto è una, non so se avete mai visto il TG, a volte no, c'ha questo ritornello il giornalista, eppure è successo questo, era una gran brava persona, a volte lo dicono. Ecco, in questo caso il mostro è un mostro che fa cose non tipicamente italiane, paga il canone Rai, all'idraulico chiede la fattura, fa cose che noi popolo italiano normalmente non facciamo, e allora viene additato come mostro. In questo episodio mi sembra ne fa una che difficilmente si fa al bar. Bene, vi la facciamo vedere questi due episodi. Buona visione. Allora, grazie intanto di averci ospitato, è stato un piacere per noi essere qua. Sì. E vi rinnoviamo l'invito, se velocemente avete la voglia di farci qualche domanda, una curiosità, noi siamo qua. È colpa sua. È colpa sua, sì. Io devo scherzi a parte, ringraziamo per l'invito, al di là del mio accento toscano e ormai trapiantato a Roma per motivi di lavoro, il mio cognome tradisce le mie origini venete, e quindi per me è un rientro a casa, respiro l'aria di casa e sono contento. Come dicevo alla ragazza che ci accompagnava, mi sembra di sentire mio padre che parla in casa, quindi sono felicissimo di essere qui a Venezia. E volevo dire un piccolo dettaglio, che in Pupazzo Criminale comunque Lil e Greg sono anche quelli che animano i pupazzi, quindi sono presenti lì in quella cosa. E no, giustamente no, perché, certo, per rendergli onore, anche la scrittura è loro, quindi sono loro gli artefici di questa cosa. Io poi metto tutto insieme, certo, e cerco di tenere insieme. Anch'io sono veneto, come si sente dall'accento. Sì. Anzi, ho proprio parenti di Venezia. Io di cognome faccio Goldoni, quindi insomma conoscerete Carlo, questa gente qua. E comunque fa piacere anche a me essere tornato a Venezia. No, poi scherzi, guarda, io vengo da Firenze, però devo dire che avete una città che è magnifica, godetevela, che è veramente bellissima. Grazie davvero grazie di averci ancora ospitato, grazie cuori, buon festival allora, grazie. Buona visione di poi di tutti i corti, anche noi stasera siamo curiosi. Sì. Di assistere alle proiezioni, grazie a tutti. E amate il cinema!